E dopo Flexman arriva anche Parkman, il killer dei parchimetri. A Treviso sono state tre le colonnine vandalizzate nella notte tra domenica e lunedì. Sono quelle di Piazza Duomo, via Damiano Chiesa e via Le Luzzati, tutte danneggiate con la stessa modalità. Display rotto, preso a martellate o a sassate, schiuma espansiva da cantiere nelle fessure in cui si infilano le monetine. La gente è arrabbiata. In molti girano per trovare un parchimetro funzionante, c'è però anche chi alza le spalle e si affida alla fortuna e chi invece afferma. Se dovesse arrivare una multa, si andrà subito dal giudice di pace. Penso che sia semplicemente un atto di inciviltà. Sicuramente qualcuno vuole protestare per il prezzo del parcheggio, che può anche essere, ma non è questo il modo. Credo che ci sia un'altra via. Veramente è uno scandalo, perché la gente poi deve cominciare a girare e perdere tempo. Se ha problemi di lavoro, perde tempo. Ho altri problemi, bisogna che le macchinette vengano messe a posto, insomma, non dico nel giro di pochi attimi, ma insomma in un tempo decente. Ci hanno detto che fino alle 15 è gratuito e dopo di trovarne eventualmente un altro, ma stiamo girando e non ne troviamo, quindi volevamo evitare la multa, ma non sappiamo come fare. La prima volta che mi capita, comunque quello di là c'è scritto che è rotto di andare in altre parti, il parere è che dovrebbero intervenire quanto prima. Perché adesso se io non pago il parcheggio e prendo la multa, cosa faccio? O fotografo le colonnine che sono inagibili o non lo so. Penso che questa è una cosa che non serva, cioè secondo me è giusto pagarlo il parcheggio, non trovo. Adesso perché è successo con Fleximan, succede tutto, secondo me non ha senso. E speriamo che si provveda.